il collegio è solo su RaiPlay. Scarica l'app. Io direi, esimio collega, che potremmo iniziare con le interrogazioni. Va bene, allora, signor Rennis. Proprio sto sgarbo me deve fa. Si alzi. Naturalmente col libretto chiuso. Lo tengo giusto così per visività. No, non ti scorderò. Visività cosa vuol dire visività? Che tipo, gli faccio un esempio, io magari ripeto. Fai una certa, per me do l'input, leggo una cosa. No, 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 a memoria. Quindi chiuda il libro. Sì, vabbè, però così non si fa. Ho detto è calamoso, cavoli. Parta dall'inizio. Prima di tutto amare il Signore Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutte le forze. Poi il prossimo come se stesso. Però ero abbastanza sicuro del fatto mio perché comunque avevo studiato, quindi... Quindi non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non avere desideri illeciti, non mentire, onorare tutti gli uomini. Sono molto contenta del fatto che Gabriele abbia studiato, ce l'abbia messa tutta per me. È una dimostrazione che Gabriele ci tiene veramente. Poi... Guardi, mi dica... La regola 64. Cosa? Amare la castità. Bravissimo, grazie. Molto bene. Come cavolo ha fatto? Cosa vorrebbe dire amare la castità? Che non si può compiere l'atto sessuale. Sì, è l'astensione, esatto, da ogni attività sessuale oppure da pensieri attinenti. Ah, pure i pensieri. Certo, signor Rennis. A posto. Le faccio i miei complimenti. Grazie. Si accomodi pure. Senti, immagini complimentarsi, mi ha fatto un sacco piacere, comunque non me l'aspettavo, ho saputo tutto, quindi dai. La signorina Nekovic. Che ansia. Vogliamo iniziare dalla 30? Non fare torti a nessuno, ma sopportare pazientemente quelli che vengono fatti a noi, amare i nemici. Non uccidere, non commettere adulterio. Non mentire, onorare tutti gli uomini, non fare agli altri ciò che non vorremmo fosse fatto a noi. Amare il digiuno, soccorrere i poveri. Vestire gli ignudi, poi visitare gli infermi. Infermi? Chi sono gli infermi? Quelli che sono... Quelli che sono tipo all'hospice. Arrivederci. Quelli che sono per morire. Quelli che stanno male. Va bene, vado avanti. Puoi seppellire i morti? Secondo lei perché c'è questa regola? Perché poi puzza. Perché? Poi puzza. Perché poi puzza? Sottoterra è di meno l'odore. Vada avanti. Allora, alleviare tutte le sofferenze. Temere il giorno del giudizio, tremare al pensiero dell'inferno. Anelare con tutta l'anima la vita eterna. Molto bene. Allora, signorina Nobili, mi dica il precetto numero 38. Né pigro. Bravissimo. Grande zero. 39-40. Non mormoratore né maldicente. Il 68 e il 69. Non amare le contese e fuggire l'altivigia. Che grande. Incredibile, incredibile, signorina. Zedda d'applauso, mi ha stupita. Complimenti davvero. Zedda, scusami se a volte ti rispondo male, ma con sto atto mi hai conquistato. Te amo, Zedda.